Per adesso qua non è ancora successo nulla. Non c'è anima viva in giro. Spero continui così. A meno che qualche animale. Questo? Verana e Beth? Sabato sera in tutto. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok. Adesso i brividi. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. Ma speriamo. È una cosa molto bella da dire. Che cazzo era questo? Oh, che cazzo è stato? Ho sentito qualcosa. Sì. Mi ha detto che qualcosa. Oh, cazzo. Non so se arriveremo al cavallo con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata. E quindi siamo in questa caverna. Jess! In questa miniera. Cazzo! Ehi, hey, Jessica! Sì? Ehi! Hey. Sto bene! Porca troia, mi hai preso un colpo! Se no non te la dà più! Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti! Bene! Vuoi uscire? Perché ne abbiamo sette? Qui sotto non vedo quasi niente! Allora, saltiamo giù. Ok, vengo io da te, stai ferma. Siamo supereroi. Oh cazzo, chi è ancora quello dietro? Ehi tesoro, mi aiuteresti a spostare il carretto? Porca troia, quell'uomo dietro non mi piace. Dammi una mano a spostarlo, dai. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Dai, andiamo, dai. Allora, ispezioniamo con la zona per vedere se c'è qualcosa da raccogliere. Uè, che cazzo è questo? Caproia. Ferma. Porca troia! Oh, santo cielo, stai bene? Sì, sto bene. Sti carrelli che si muovono da soli, non è che siano il massimo. Questo posto mi fa bene i brividi, ma non quelli piacevoli. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Qui cosa c'è? Conserva. Ah, c'è un altro totem. Totem fortuna. Boh. Togliti, squadrina. Allora, saliamo le scale. Come vedete è fatto talmente bene che le luci variano a seconda della zona in cui siamo, dove stiamo camminando. Ombra, nebbia, luce, eccetera, eccetera. Veramente fatto bene. Qui cosa c'è? Strano posto. Un sigaro? Farsi un sigaro? Sì. È recente. Chissà chi è stato qui. E questo invece? Caverna. Un simbolo antico. Può darsi di nativi americani. Non passassero il tempo a disegnare, no? Porca, porca troia! Stai bene? Sì, per un pelo. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo.
Allora muovi il culo e andiamo. Ho visto un'altra cosa qui su questo tavolo. Merda, questo posto ha bisogno di una sistemata. Sembra una mappa dei pericoli della miniera, credo. E adesso siamo tornati ancora in questa montagna. Ok, seguiamo la ragazza. E qui allora si sale. Tanto inquadro il culo per controllare di non perderlo, visto che se la deve bombare. Mi sembra giusto, poverino. È venuto fin qua apposta. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Vedrai la camera da letto. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Ti farò conoscere ogni anno. Che porco. Va bene, ora non fare troppo. Oh, un binocolo! Oh, voglio un binocolo! Voglio guardare, voglio guardare il capanno. Wow. Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, fammi guardare. Ma non vediamo niente noi. Oh cazzo! Degli occhi, porca troia! Li avete visti anche voi? Ehi, hey, Jess! Non allontanarti. Perché? Allora, fauna della montagna. È che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni. Ci sono dei lupi delle montagne rocciose. Oh, idea geniale! Cioè? Abbracciamo un orso. E dei orsi grizzly. Per favore, dai! Meglio evitare di abbracciare gli orsi. E anche dei orsi, lupi e anche dei cervi. Dai, proseguiamo. Scendiamo da questo, da questa scalinata. La musica sta cambiando e non mi piace. Ha un cervo. Oh merda! Porca troia, un cervo di DM. Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Che bel paesaggio, cazzo. Che bello. Qui c'è un albero che ci blocca la strada? No. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Oh, buh! Sbruffone! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia? Boom! Ah, che pivello! Ok, ok. Ok, se le okay. cose stanno così... Yes?
Jess! Che cazzo succede? Sammy! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Beh, stavo entrando in vasca. Oh, non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Ma lasciamo fare il bagno a sta ragazza. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Ok, quindi allora dobbiamo andare da Josh. Che cosa è stato? A far accendere la caldaia. Ok, vediamo se può passare di qui o forse qua c'è un'altra stanza. Sì, questa è un'altra stanza. Però magari ci sono delle cose da raccogliere. Un biglietto di un tatuatore. Le cose di Anna. Ah, anche qua, cosa c'è qua? Un carry-on. Buon Natale 2010, sorellina con affetto Josh. Accidenti, Anna. Ne ricorda? La foto di Michael. Quello che gli ha fatto lo scherzo. Qui cosa c'è? Una foto? No, una cartolina. Proprio non riusciva a togliersi dalla testa mai. Un cuore con maggioranza di C. Oh no, non funzionerà. Lui è un gran pezzo di uomo, un toro scatenato, mentre tu te ne stai a casa per fare ricami e provare per e a provare per Elisa al pianoforte. Lascia perdere, oppure fai qualcosa di veramente figo. Scappa di casa, fatti un tatuaggio o roba del genere, qualsiasi cosa che attragga la sua preziosa attenzione. E poi è per amore, no? Allora fallo e basta. Consigli. Allora, torniamo giù da quello là che magari ci sente la caldaia. Che qui fa freddo. Oh, qui cosa c'è? Un altro bigliettino. Cartolina. Non ho fatto tempo a leggere. Siete invitati alla festa di Halloween del 31 ottobre. Costumi fighi obbligatori. Ok, quindi andiamo dal nostro amico Josh. Passare di qua? Probabilmente sì. Io dico che è meglio procurarci delle gomelle. Puoi farcela. Noi crediamo in te. Sì, davvero. Forza, Josh, forza. Va bene, il pubblico non pagare. Sapete una cosa? Mi è venuto un'idea. Cioè? Ok, sono quasi certo che da qualche parte in casa avevamo una bella tavola spiritica. Quelle cose sono finte, dai, non fanno niente. No, ti sbagli, la usavamo spesso. Ehi, Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia, è nel seminterrato. Voi piuttosto, vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola. Dai, sarà come una caccia al tesoro. Ok. Va bene. Grande. Non ve ne pentirete. Ti va di fare un giro? Ok, andiamo. Che la ragazza ha la patata fredda, bisogna riscaldarla. Mettela a bagno. A bagnomaria.
visto come sono riuscito ad assegnare a Chris Ash una missione. Ah, credo che un po' di tempo da soli gli farà bene. Sì, sono carini insieme. Sono così carini insieme. Vorrei che si decidessero a darsi una mossa. Secondo me hanno bisogno di qualcosa che li leghi, capisci? Una specie di evento traumatico che li faccia mettere insieme. Altrimenti saranno entrambi due vecchietti prima che Chris si decida a fare la sua mossa. Allora, ok, questo qua è un altro fogliettino, no, un'altra foto. Andiamo, dove è andato quello là? No, allora, ho sbagliato. Ah, di qua, ecco. Non mi piace sto tipo, non mi piace. Sai, Sam? Sì, Josh? Io volevo dirti. Cosa? Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno. Sia tornato tu, Sam. Siamo qui per te. Josh, siamo qui per te. Se ti serve qualcosa, davvero, noi tutti ce la faremo. Insieme. Voglio solo che ci divertiamo, eh. Occhio gradino. Credo di essere in grado di scendere una vecchia scala. È proprio una cantina abbandonata, cioè. Ok. Dai. Dai che gli gira la patata questa qua, la passa. Tanto se ti ho portato qui sopra. Portami un po' d'acqua calda, così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui è abbastanza inquietante. Già. Meglio non venirci da soli. Cos'è, una mazza da baseball? Da football? No, a me è baseball. Deve essere difficile giocare a baseball nella neve. No, non in inverno, sciocca. Voglio dire, salivamo quassù in estate e ci divertivamo un sacco. L'intera famiglia con me. Mamma, papà, le mie sorelle. Abbiamo giocato delle partite davvero memorabili. Ah, io ho brutti ricordi. Non lo so. Non si torna indietro. È la realtà, te lo so. Va bene, devo riparare questo rottame, giusto? Giusto. Dai, fai partire. Scusa, poi me la puoi tenere? Cos'è? Cos'era questo? Fammi luce qui, così vedo cosa faccio. Muoviamoci. Ehi, ma che cazzo, tieni ferma la luce, così ci vedo. Non dobbiamo muoverci con l'analogico. Non male. Non respiravo neanche, cazzo. Per non muovere il joystick. Ok, andiamo con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il motore. Sembra complicato. No, in realtà è semplice. Allora, R2, giriamo. No. Ah, cazzo. Va bene, tu prova ancora. Dai, gira sto coso. Calmati. Non è difficile.
difficile. Basta premere il pulsante quando vedi la luce. Ok, 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 stavolta ce la faccio. Sì, ma la luce non l'ho vista io. Ah, ok. Ho visto qualcosa muoversi. Ho visto qualcosa muoversi sulla destra. Non ti ho battuto il 5, te la sei presa? Potrebbe essere un sacco di cose. Tutte spiace. E fa la finita. Sto solo facendo Josh. Ti eri davvero spaventata. Insistiamo. Josh, dico davvero, c'è qualcosa. Peccato! Va bene, brava. 30-0. Cosa? No, quando hai fatto il primo punto? Si parte da 30, no? No, da 15. Che scema. Molto meglio il primo. Che cazzo è sto rumore? Ok, lo senti anche tu. Josh. Cosa? Il ritmo è regolare, strano. No, no, non ci sento nulla di regolare. Dovremmo controllare. Forse è meglio controllare. Perché? E se fosse una conduttura che sta per saltare o un problema con la caldaia? Se fosse casa mia, farei di tutto per evitare che scoppi un incendio. Hai ragione. Già, giusto. Ok. Non va avanti lui, ne sto scemo. Va avanti lei con la pila, poverina. Oh, cazzo! Che cazzo è questo? Porca troia! È Assassin's Creed! Apri. Le porte sono chiuse! Per tenere fuori gli estranei! Ehi! Cosa? Ehi! Ma che diavolo! Ci siete cascati! Sto scemo di merda! Cosa? Vestito da Assassin's Creed! Davvero bello, bello! Ma perché hai fatto una cosa simile? Qua sotto è pieno di attrezzi di scena! Come avrei potuto non sfruttare l'occasione? Dici sul serio? E tu ne eri al corrente? No, però è stato bello, davvero, roba forte. Sti scemi. Va bene, ammetto che il tuo scherzetto idiota forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo? Non ho detto niente del genere, ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura, ammettilo. Non è vero! Andiamo, te la sei fatta sola. Josh! Ma che cavolo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ti prego, dimmi che farai il voto del silenzio. Ok, ok, almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno del Dio. Sapete? No. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Oh, ma occhio a Josh. È un cospiratore. Ok. E questo chi è? Ah, ancora l'analista. Vorrei capire i tuoi sentimenti verso la gente che teme il soprannaturale, fantasmi, spiriti e altre forze intangibili. Vuole capire sto scemo. Condividi questa paura.
sì o no? Non lo so neanche io cosa fare. Sì. Davvero? Perché non si direbbe dal modo in cui stai giocando la tua partita, lo sai? Cosa ha risposto? No? Adesso cosa fa sto qua? Andiamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri? Che cosa secondo te è più importante in una persona, lealtà o onestà? Onestà. Ok, quindi diresti la verità. Anche se fosse spiacevole per un tuo amico. E cosa pensi di onestà e carità? Carità. Che persona gentile e premurosa. Carino. Ah, oh. Ancora una volta temo che il tempo sia finito. Ne riparleremo presto. Ditemi che è già finito l'episodio. Ok, questo episodio è finito. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti al mio canale. Ci vediamo al prossimo episodio di Until Dawn. Grazie, alla prossima. Ciao ciao.